Un particolare sentimento di gratitudine per essere qui presenti rivolgo al signor prefetto, che tra l'altro ringrazio per le parole di stima che ha voluto esprimermi in occasione dell'odierna ricorrenza, e al procuratore della Repubblica di Lucca, ai quali sono e sarò riconoscente per la fiducia accordateci e la sensibilità, non solo istituzionale, con cui seguono ed indirizzano la nostra azione di servizio. Un ringraziamento sentito al signor questore e al comandante provinciale dei Carabinieri, rappresentanti delle forze di polizia con le quali più spesso ci interfacciamo. Sono diverse le operazioni recentemente condotte in collaborazione, sfruttando le peculiarità tipiche e più incisive che ogni forza di polizia può vantare, che, messe al servizio comune, hanno portato a risultati altrimenti più difficili da raggiungere. Sinergia che ha avuto la sua massima espressione nella lotta ad agguerrite organizzazioni criminali dedicate al riciclaggio, all'usura e al traffico di sostanze stupefacenti. Un deferente omaggio le Fiamme Gialle porgono ai gonfaloni della provincia di Lucca e dei comuni qui presenti, insegne di preclare virtù cittadine, e ai labari delle associazioni combattentistiche d'arma, vessilli, onusti di onore. Un affettuoso saluto all'Associazione Nazionale Finanziaria d'Italia, gelosa custode e fedele interprete degli ideali che animano e sorreggono l'essere e il sentire delle Fiamme Gialle, in servizio ed in congedo. Un rinnovato e caloroso grazie alle autorità regionali, provinciali e cittadine, civili, religiose e militari. Alla provincia di Lucca, terra di vivace spirito imprenditoriale, rivolgiamo la nostra gratitudine per la stima ed il sostegno in più occasioni manifestate al corpo. Un affettuoso omaggio porgiamo a Lucca, città che ci accoglie, confermandosi, in linea con le sue più antiche tradizioni, ricca di valori culturali, civici e di calore umano, e al suo nuovo sindaco, al quale formulo un augurio sincero di buon lavoro. Il mio personale ringrazio.